Sul Simmers. E non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio di Arrivano i Cooper. Dunque, avrete capito benissimo, sto registrando questo video il 27 febbraio, quindi il giorno dopo l'uscita appunto di Strangerville, questo nuovo pack, e non ho ancora avuto modo di provarlo, perché vi dico la verità, così di primo impatto non mi ha entusiasmato molto, ecco. Però io sono il tipo di persona che cerca sempre, insomma, di... Innanzitutto apprezzo moltissimo il lavoro che viene fatto, ragazzi, dagli iGames, comunque, perché a volte magari diamo un po' troppo per scontato, no? Il lavoro, la mole di lavoro che c'è dietro, anche per far uscire soltanto una piccola animazione. E quindi, oltre ad apprezzare ovviamente il loro lavoro, tendo comunque sempre a trovare del buono anche dove apparentemente non ce n'è, diciamo. Quindi ho visto, avevo un po' spulciato, e non lo faccio mai, però siccome, ripeto, questo di primo impatto non mi era piaciuto molto, avevo un po' spulciato i contenuti del cast, c'è una nuova carriera, quindi fondamentalmente diciamo che l'ho preso più per collezionismo. Però dai, vediamo un po'. Strangerville ti dà il benvenuto, uno scenario in apparenza normale avvolto nella segretezza. Osservalo mutare davanti ai tuoi occhi mentre ti addentri sempre di più nel mistero. Svela i segreti al mondo intero e innamorati del suo fascino. Ricevuto, intraprendi la nuova carriera dell'esercito, il tuo sim potrebbe diventare il gran maresciallo, ma puoi anche farti un nome come agente in incognito e tenere d'occhio i sim sospetti, o forse non tanto sospetti, nello scenario. Non lasciare nulla di intentato. Con la nuova aspirazione mistero di Strangerville, i tuoi sim saranno impegnati in prima linea nell'indagine. Riusciranno a scoprire la vera origine della piaga che tormenta la cittadina? Chi lo sa, ragazzi? Laboratorio segreto. La gente del posto dice che dopo la costruzione del laboratorio segreto la cittadina è diventata strana. Ma l'unico modo per arrivare alla verità è indagare. Attraversa gli ambienti più remoti del laboratorio segreto e scopri cosa si nasconde dietro le quinte. Queste sono le immagini. Vedere i sim, allora, per me i sim sono già tanto rimbambiti spesso di loro, vederli con queste facce non è che mi entusiasmi parecchio. Però vabbè, ragazzi, vediamo un attimo. Non si giudica mai un libro dalla copertina, no? Quindi, vediamo un po' come... So che è possibile disattivare questa storia, mettiamola così, quindi avere il gioco normale, volendo. Io volevo giusto provarla un po', vedere, insomma, di cosa si tratta, e niente. Quindi magari... Ho pensato di farlo con i Cooper perché ci sono dei personaggi che mi permettono un po' di più, no? Nella mia testa, per quello che io ho in mente, di buttarmi, ecco, con questo esperimento, diciamo. Quindi, tuffiamoci nel mondo di Strangerville e vediamo un po' qual è questo mistero. Strangerville ti dà il benvenuto. L'unica cosa più strana della gente è la flora. Poco tempo dopo il tuo trasferimento inizi a cogliere il senso dello slogan della cittadina. Alcuni abitanti si comportano in modo un po' sospetto ed è presente un vasto numero di membri dell'esercito e di scienziati. Prova a fare domande alla gente su Strangerville, potrebbero gettare un po' di luce su questa bizzarra situazione. Come avete potuto vedere, ragazzi, siamo qui con la nostra Danielona, perché chi meglio di lei poteva arrivare a Strangerville, trasferirsi momentaneamente lì? Per indagare, ovviamente, no? Quindi adesso direi di portarla immediatamente nel cast, ragazzi, e vedere un po' di adattare il suo look alla cittadina, no? Alla stramba cittadina, alla situazione che dovrà affrontare da qui a poco. Siamo nel cast, ragazzi, con la nostra Daniela Alberghini, splendida come sempre, che è pronta per intraprendere questa avventura, perché vi ricordo che la nostra lavora tipo per i servizi segreti, quindi è adatta perfettamente a ricoprire questo ruolo, però, scusate, ha un look, come dire, poco
Cioè, veramente, ragazzi, che non ci azzecca un pero. Quindi direi di creare un nuovo abito per andare un po' a indagare, insomma, nei contenuti nuovi. Guardate, ragazzi, che meraviglia. Cioè, è veramente un qualcosa di meraviglioso. Adesso io vado proprio a... No, scusate, pack. Ecco, vado proprio a selezionare soltanto quegli abiti che sono propri di questa, no? Di questo pack. Ora, scusa Daniela, rimarrai un momento in mutande, ma guardate ragazzi che spettacolo. Io devo dire che molte cose del cast mi avevano colpito. E quindi sì, sono veramente tanto tanto carine, ragazzi. A differenza, non lo so, queste mi hanno colpito di più rispetto magari a tante altre cose introdotte in passato. Beh, tesoro, una cosa del genere ti ci vedi, cioè tu non ti ci vedresti mai, ma io sì. E quindi sì, guardate che belle, ragazzi, sono veramente spettacolari. Ecco, tu più con una cosa del genere ti vedi, secondo me. Devo dire che sono molto soddisfatta da quello che ho visto nel caso, insomma, mi piace. Fatemi sapere se voi avete acquistato questo pack e cosa ne pensate. Ecco, magari una cosa del genere, tesoro, no, perché veramente ti dai fuoco prima di indossarla. E posso anche capirti. Quindi sì, questo è bello, veramente molto. Vabbè, no, io sto dando giusto uno sguardo così, ragazzi. Togliti il brillocco qua, Danielona, non serve il brilloccone. E sì, devo dire che sta veramente bene. Questa è, vabbè, la parte superiore, ragazzi, ovviamente, eh. Stiamo sbirciando al volo la parte superiore adesso. Per quanto riguarda invece la parte... tutte le volte io, ragazzi... Oh, io questi avevo puntato, guardate che carini. Mi piacciono tantissimo, ti ho lasciato proprio la maglia praticamente che mi piace meno, però vabbè. Devo dire che, ragazzi, è veramente... hanno introdotto delle cose veramente carine. Mi piacciono molto. Oh, già questo pantalone tesoro è perfetto per te. Andiamo un attimo a vedere il corpo intero, però. Perché sono curiosa. Oh, ecco, diciamo che... Magari da questo punto di vista, a parte secondo me questo abito che può essere molto utile per chi fa storie, per chi fa per esempio macinima, però guardate questo che carino, mi aspettavo qualcosa di più a livello di indagine, ecco, visto che dobbiamo indagare magari qualche vestito un po' più, no? Sotto questo punto di vista un po' più in linea con... Mamma mia tesoro, che gambe che hai, fai quasi impressione. Con lo scopo, diciamo, con il nostro obiettivo. Però vabbè, dai, non mi lamento. Ci sono molte cose carine qua, abbiamo visto. Per quanto riguarda gli accessori, hanno introdotto qualcosa? Perché poi, ragazzi, io guardo, ma sempre in modo un po'... Ecco questo. Che devo dire, tesoro, sta patacca qua è un bijou, voglio dire, no? Ti sta bene. Beh, ragazzi, dai. Scusate. Tipi di look, ecco, sono un po' questi. Ornamenti tempestanti. Tiè. Voglio dire, ragazzi, ma guardate che fascino la nostra Danielona. Vabbè, bouquet floreale, esplorazione a uncinetto. Serietà casual, ma qua si va da qualche altra parte. Per gli uomini, invece, ragazzi, poi ci sono altri abiti, ma ora non stiamo qui per vedere questo. Piuttosto volevo cercare a questo punto, tesoro mio, di metterti qualcosa adatto per il lavoro che dovrai compiere, no? Quindi rendiamoci un attimino conto se c'è qualcosa che puoi indossare adatto al... No, vabbè, questo tesoro, mamma mia. E Daniela prende fuoco, ragazzi, davanti ai nostri occhi, no? Qui no, perché non dobbiamo andare, cioè, non è una recita tipo... Speravo in qualcosa... Che
Ecco, vedi, già una cosa così, tesoro. Ovviamente non proprio così, però questo è lo stile di cui noi abbiamo bisogno. Però no, temo non troveremo granché. Forse, ecco, la Danielona, no? Conciata così, però a questo punto potremmo anche effettivamente magari darle un look tipico del luogo. Dai, accontentiamola, ragazzi. Perché conoscendo Danielona, lei basta che è fashion, ciò che indossa va bene tutto. Mamma mia, ragazzi, guardate che gambe, veramente fa un po' impressione sta donna. Comunque, oh, look CSI, praticamente stiamo lì. Non ho guardato le scarpe effettivamente, ragazzi, se c'è qualcosa di nuovo, eh. Oh, questa tesora è la morte tua, toh. Guarda qua che stile. Veramente da cavarsi gli occhi, brava. Una meraviglia proprio, toh. Che spettacolo, ragazzi, mamma mia. Sei felice, tesoro? Sembra di no, eh. Così proprio l'impatto, ragazzi, sembra di no, però dai, non essere triste, Daniela. Ora noi ti diamo un look più adeguato. Ecco, vedi già, no, che sei intinta con la cosa qua, no? Cambiamo, ragazzi, perché stai in missione, non è che può andarci in missione con i capelli così. Serve un tipo una bella coda, qualcosa, no? Di un po' più realistico. Vediamo. Oh, vedete? Ecco, mi piacevano tanto anche i capelli. Ti è. Daniela, sei un'altra, ti giuro. Perché no? Magari con una cosa del genere potresti andare in giro, tesoro mio. Sì, ci sono queste due acconciature. Questa. E basta, credo. Sì. Quindi per il momento ti vedo adatta a questo stile, diciamo. Tesoro, la morte tua proprio. Magari un occhialetto, perché sei proprio in stile, no? Sto ispezionando. E qua c'è qualcos'altro? Perché ho guardato, ragazzi, solo vi dico la verità, soltanto nella mia, sì, buonanotte, nella mia stupidità ho guardato soltanto gli abiti. Oh, vedete? Questa sì che è una gioia per gli occhi. Guardate un po' qua. Se quella di prima era una patacca, ragazzi, questo non saprei neanche come descriverlo. Sarà che non sono molto amante delle cose vistose, ma cioè veramente quello che noi a Roma chiamiamo il pataccone, proprio una cosa allucinogena. Vabbè, dai, tieniti questo. Anzi, rimaniamo sui toni un po' così un po' stile Arlecchino, ragazzi, no? Della situazione. Daniela, sei un amore, guarda. Veramente non ho parole. E poi ecco, questa. Tesoro, questa è perché tu sei in missione, ovviamente, eh. Ragazzi, stai in missione, ovviamente le stiamo dando un look per la missione. Un look che non ha, come dire, non, è proprio stile Daniela, non, cioè nell'ombra proprio, ragazzi, insomma, non è un look, no, di una che vuole farsi vedere, perché dovremmo pensare questo di lei, ragazzi, voglio dire, bello smalto nero che ci sta sempre, oh, non è meravigliosa? Ora io le darò giusto un look, ragazzi, per gli abiti, col clima caldo, perché ho paura che possa soffrire il caldo la nostra Danielona. Quindi facciamo una cosa molto rapida. Per il caldo cambiamo genere, tesoro. Andiamo un po' in stile, no? Oh, ecco, vedi che ti lascia quelle gambe da muratore scoperte che sono un bijou proprio. E c'è qualcos'altro che puoi indossare? No, scusa, perché mi fanno male gli occhi a guardarti. Non è cattiveria, ma buonanotte. Oh, ecco, già una cosa così la trovo più sensata, ragazzi, che dite? Oh, ecco, togliamo queste scarpe. Mettiamo qualcosa e basta con questo clima caldo, due pere, ragazzi. Mettiamo qualcosa di
Ma c'hai solo gli stivali per Strangerville, tesoro. Vabbè, dai. Chi non indossa gli stivali a Strangerville, ragazzi? Cioè, è il minimo, no? Si va di patacone anche qua. Perché ovviamente sì. Togliti prima sto coso e poi ti metti il patacone. E eccoci qua, ragazzi. Noi praticamente siamo pronti. Le cambio giusto una cosetta al volo. Di nuovo il capello. No? Che è la morte sua, ragazzi, proprio. Qui ci vuole un occhialetto. Eccovela qua, ragazzi, cioè. Mamma mia, ma chi non vorrebbe andare con Daniela adesso, ragazzi? Chi di voi non si unirebbe a lei? Io sfido chiunque a non unirsi alla nostra Danielona in questo contesto qui. Poco appariscente, anzi praticamente per niente. No, beh, qui non possiamo mettere niente, peccato. E quindi direi che con questo look, ragazzi, noi siamo pronti per tentare di svelare il mistero. La nostra non sarà sola in questa impresa, ragazzi, perché si aggiungerà qualcuno. Però intanto per adesso, perché vuole dedicare, no, qualche episodio, diciamo, no, giusto per scoprire un po' la storia. Per ora è sola, quindi vediamo un po' cosa dovrà affrontare. Allora, ragazzi, abbiamo detto che la nostra si è appena trasferita a Strangerville momentaneamente per indagare su questi misteri, no? Che caratterizzano questa cittadina. E io ho scaricato per l'occasione, ci sono già ovviamente, ragazzi, in galleria diversi lotti molto molto carini, basi militari, cose molto particolari. Ho scaricato questo Base Camp 51, che è veramente carino e va a modificare un lotto che poi è già esistente all'interno della mappa, comunque molto simile a questo, molto più carino, creato da Lorei Ruru. Quindi, eccovela qua, la nostra Danielona. Questo è il lotto, ragazzi, guardate quanto è carino. No, lei si è accampata qua, cioè, o meglio, l'hanno costretta ad accamparsi qui. Ora, per la nostra Danielona abituata com'è, ragazzi, questo è lo schifo, praticamente. Lo schifo più totale. Ce la vedete, Daniela Alberghini? A vivere in questo modo, ragazzi? Eppure sì. Guardate quanti. Cioè, ma viene a osservare, tesoro. Guardati intorno dove sei stata spedita, perché. Però la nostra, vedete, non si scandalizza più di tanto, perché in realtà lei va spesso in missione, ragazzi, quindi è abituata, vedete? La brandina triste, il computer, no? Acquista cimici, ragazzi. Cimice spia 51 M5. La cimice spia si può piazzare su altri sim. Oh, mamma mia. Una volta piazzata, acquista un dispositivo di intercettazione nel catalogo per intercettare le conversazioni del sim spiato. Ragazzi, questa praticamente è utilissima, sarà molto utile a Daniela proprio. Ma sì, ma la nostra se ne compra una decina di queste, ragazzi, minimo. Perché voglio dire, no? Come minimo. E questo qua è il lotto, molto molto carino, vi dico la verità, mi piace tantissimo. Io la farei vivere qui per sempre, proprio per punizione, perché rompe le pere nella vita quotidiana. Quindi voglio dire, la farei vivere qui. Guardate che ficata di roba, ragazzi. Io. Ecco, magari non sono molto attratta da sta cosa della storia e tutto il resto, però ci sono obiettivamente, guardate, vai, esercita nel combattimento, tesoro, perché tu devi essere sempre pronta. Vai, fai un piccolo riscaldamento, perché lei entra in azione, ragazzi, quando cala il sole, ovviamente, che mi entra in azione adesso, vai. Chi è? Guardatela, ragazzi, mamma mia, ragazzi. Ma con una suocera così, voglio dire, no? Priscilla può avere speranze di vivere in pace, ma è ovvio che no, ragazzi miei, ovvio che no, questa è una tosta, voglio dire. E devo dire, ecco, dicevo, se magari la storia non è una cosa che mi attira, ma non mi attira, ragazzi, perché non la vedo una cosa tipica di The Sims, però allo stesso tempo può essere, proprio perché c'è questo aspetto diverso, può essere invece, no? Un qualcosa di molto positivo, magari. Ecco, spero che
che con il tempo non cambino totalmente il gioco, ragazzi, perché amo The Sims perché è così, comunque, come l'abbiamo visto sinora. E quindi mi auguro non venga stravolto, perché poi magari si inizia con un pack e poi viene stravolto il gioco. Questa è la mappa, ragazzi, guardate che spettacolo. Devo dire molto, molto bella. Stile, ecco, no? Un po' Grand Canyon, questi posti un po' così, mi piace tantissimo. È molto, molto bella. Veramente, fatemi sapere, ragazzi, nei commenti cosa ne pensate, perché io sono curiosissima. Se il trailer vi aveva lasciati un po' spiazzati, perché sinceramente il trailer all'inizio mi aveva spiazzato un pochino. Oh! Ecco il pazzoide di turno, vai, complottista! Ma che bello! Allora, però, prima di tutto, lei ha terminato. Quello io lo immagino il suo contatto, ragazzi. Ha terminato. Vedete, stiamo aspettando proprio che cali il sole. E nel frattempo vorrei addentrarmi un attimino con voi nella modalità costruisci. Perché direi di andare su, non lo so, filtra oggetti, pack, Strangerville. Però magari non lì, tesoro mio, io sempre sveglia proprio. E vedere un po'. Vabbè, qui ci sono le varie stanze, ragazzi. No, vediamo un po' da qui. Ecco. Guardate quanti oggetti carini. Devo dire la verità. È molto carino e credo arricchisca molto il gioco a livello comunque magari di storie, perché magari, no? Ha in testa una serie un po' particolare, un macinima, insomma, da, no? Parecchio, vedete, di documenti, non le vecchie foto di tua nonna, beh, meno male. Dov'è il coso però per la cimice? Voglio dire, io non. Ragazzi, io poi ci metto 54 secoli a trovare le cose, ve lo dico. Però ecco, mi sembra di notare. Ora io non sto qui a mostrarvi ogni singolo oggetto, questa è una cosa che mi aveva fatto impazzire. Finalmente il computer portatile, ragazzi! Finalmente, io lo aspettavo, sembrerà una cavolata, ma io lo aspettavo da una vita praticamente, perché, cioè, c'era negli altri The Sims, quindi perché non averlo anche qua? E lo aspettavo veramente da tanto tempo. Magari non così, però vabbè. Ma che è il regale? Fantastico suon. Suontastico? Va bene, grazie mille, pilastro dell'opulenza. Ora io non ricordo neanche più quello che dovevo comprare, cioè come si chiama l'oggetto, ragazzi, vi dico la verità. Però ci sono molte, molte cose carine qua. Cella di contenimento per piante, no vabbè ragazzi, è un qualcosa di fantastico. Quindi cerchiamo un attimo di capire, perché io non mi ricordo, ragazzi, già più un pero, ve lo dico, nel senso. Abbiamo acquistato queste cimici, giusto? Una volta piazzata, acquista un dispositivo di intercettazione nel catalogo. Dispositivo di intercettazione. Proviamo a cercare intercettazione, ragazzi, a questo punto, perché. Insomma, no? Quindi, dispositivo di intercettazione, cos'è, dia? Ma come? Ah, è questo! Beh, ma fantastico, ma è questo qua? Scusate, no, perché io sono rimbambita proprio alla grande. È questo! Ma vappappappero, va! Cioè, è questo, ragazzi, vabbè. Buonanotte a me. Qui c'è pure il cibo, che bello. Quindi, niente, andiamo dal tuo contatto. È vero che non è ancora calato del tutto il sole, però una chiacchierata, no? Che male può fare? Vai qui, tesoro. Quindi, innanzitutto fai una presentazione amichevole. Perché la Danielona, immaginiamo che questo sia il suo contatto, ovviamente, come dicevo poco fa. Oh, salve, che allegra bancarella! Certo, tesoro, perché a te piacciono queste cose, beh? Certo, non è bella come una partita di baseball, ma perché sei una tifosa, tesoro? Inventario segreto, compra. Ok, contratta, fermi tutti. Mi auguro che almeno mi farai un prezzo scontato. Visto che lavoriamo insieme. O sbaglio, come ti chiami, Cocco? Erwin. Del resto non è che qui la roba costi come tramezzini al formaggio grigliato.
lui, sì, va bene. Lui non sa ovviamente chi sia lei, non sa il suo nome. Quindi hai delle informazioni? Una mappa, qualcosa? La biblioteca locale è nota per gli scienziati che svolgono ricerche negli archivi di Strangerville. Mi domando cosa stiano cercando. Quindi ci sta dando un indizio, la biblioteca locale, ragazzi, eh? Questo è il primo indizio. Piazza Nacimice, non ti fidi nemmeno di lui, tesoro? Ah, vediamo un po' se parlando ancora ci dice altro, ragazzi, perché se ci dice le stesse cose, vabbè. Ma che te battuta di abbordaggio, Daniela, ti prego, fai la seria. Ho saputo che c'è una specie di laboratorio segreto nel cratere a ridosso della cittadina. Quindi ci sta dando tutte le informazioni obiettivamente necessarie per capire un po' come dobbiamo muoverci, no? Ci dici altro? La biblioteca locale no, quindi la biblioteca locale, ragazzi, è il laboratorio segreto nel cratere. Allora, dunque, alieno. Vabbè, questi sono tutti gli oggetti. Guardate che carini, che fine ha fatto. Chiromanzia per simbuffi. 7.000 consigli e trucchi per convincersi di essere dei veggenti capaci. Bene, ok, mi fa tanto piacere. Cimice spia, vabbè, lo vende anche lui. Evitare l'occhio vigile. Vedete? 101 consigli per evitare ficcanase spioni indesiderati. Questo te lo devi prendere, tesoro, eh. I misteri dei conditi, per carità, ovvio che te lo prendi. Invenzioni segretissime, no, perché siamo qui, eh? Bella domanda. E quindi sì, direi che. Frutto bizzarro. Meglio evitare di mangiarlo, ok. No, direi che a questo punto possiamo prendere queste cose qua e lei cercherà magari di piazzare Gianna Cimice su di lui, perché io la immagino, ragazzi, ovviamente. Figuriamoci se si fida, ragazzi, perché sa che è un suo contatto, ma vatta a fidà. No? Giusto? E quindi magari gli dirà qualcosa del tipo. Bene, ti ringrazio per tutte le informazioni che mi hai dato. Eccolo qua. Cimice piazzata, ragazzi. Mamma mia, guardate. Danielona, sei tremenda. Guardate lo sguardo del tipo. Ah, c'è cascato il fesso. Figurati se io mi spreco ad abbracciare un tizio così. Ed eccovela qua, ragazzi. Erwin Price non ha fatto caso al piazzamento della cimice. Usa il dispositivo di intercettazione per vedere se Erwin Price spiffera qualche informazione importante. Voglio dire, eccovelo qua, te al serpentello. Cioè, è fondamentale, no, ragazzi? Dopotutto, vatte a fidare. E qua, ragazzi, che figata! Questa sembra una base. Visita la residenza. No, vabbè, adesso no, però. Vorrei, ragazzi, in realtà fare un'altra cosa in questo momento. La nostra potrebbe viaggiare. Quindi ti ringrazio tanto, è stato bello, bla bla bla. Quindi facciamo così, viaggia. Ovviamente da sola, tesoro, perché è meglio così. Figurati, dopo il viaggio che hai fatto era il minimo. Agente zero, lui lo chiama agente zero perché non sa il suo nome, ragazzi. Quindi la nostra agente zero, perché è il primo agente, no? Quindi in assoluto. Questa, ragazzi, è lo scenario. Guardate che carino. Questo è il laboratorio segreto. Ora io di buttarmi subito nel laboratorio segreto, sinceramente, ragazzi, non è che me la sento. Nel senso, voglio dire, non deve essere poi una passeggiata di salute. Quindi eviterei. Vediamo però cosa c'è. La famiglia Roswell. Unità familiari arti eclettiche. Bene. Qui c'è la zona, ecco, no? Vedete? Loro possono vivere qui. E anche qui, qui c'è il bar Otto Campane. E magari sapete partire da un bar, il Sigwart. E poi il laboratorio. E questa è centro turistico di Strangerville. Allora, qua abbiamo Cahill. Che è un ex pilota, deduco, perché ha fatto una triste fine qua. No, dicevo che la mappa è carina. Dai, non è male secondo me. Un po' piccolina forse. Però, su via, non è un'espansione, ragazzi, può andar bene. Direi che a questo punto la nostra piazza di Strangerville, vediamo un po' cosa ci dice.
È il luogo in cui gli abitanti passano del tempo assieme. Puoi trovare scienziati in biblioteca, nonché membri dell'esercito al bar e al negozio di souvenir vicino al parcheggio per roulotte. Al negozio puoi comprare oggetti decisamente strani e trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno. Ok, io direi che la nostra potrebbe partire visitando il centro turistico. Però ragazzi, il centro turistico lo vedremo nel prossimo episodio. Intanto il nostro agente zero si è infiltrato a Strangerville. Quindi devo dire che dai, sembra carina la cosa. Ovviamente io avviserò ragazzi dello, fra virgolette, dello spoiler. Nel senso che come avete potuto vedere già all'inizio, no, dal titolo, nella descrizione, io ho scritto, visto che la storia comunque ragazzi non... magari poi non cambia poi di molto una volta terminata, guardate il video soltanto se comunque ecco siete interessati, no, a esplorare Strangerville. Ovviamente io l'ho scritto, non l'ho detto all'inizio, però ecco, ho dato un po' per scontato avendolo scritto nella descrizione, un po' nel titolo, quindi ecco, state, cioè, spero comunque che chi abbia visto questo video, anche perché finora non è che abbia fatto spoiler, ecco, quindi diciamo, mettiamola in questo modo, chi vuole vivere insieme a me questa avventura, perché magari non è il gioco, perché magari non ha intenzione di comprare adesso il pack, perché magari comunque è indeciso se comprarlo o meno, ed è, fra virgolette, disposto a farsi spoiler, mettiamola in questo modo, nel prossimo episodio, dedicherò un po' di episodi a Daniela, nel prossimo episodio andremo a visitare questo centro turistico, quindi la biblioteca di Strangerville. Fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate, se l'avete acquistato, se vi piace, cosa vi piace di più, cosa vi piace di meno, se avete magari già giocato, quindi magari nel momento in cui state guardando questo video qui magari avete già finito la storia, perché è possibilissimo, io lo sto pubblicando proprio di proposito dopo, ragazzi, avevo già registrato l'episodio uscito ecco oggi, cioè nel senso questo lo sto registrando il 27 febbraio, ma il 27 febbraio, cioè oggi è uscito un altro episodio in realtà di Arrivani Cooper, della serie, quindi ho aspettato proprio ho volontariamente, ecco, aspettato per registrare questo video adesso, anche perché prima non avrei potuto, però nel senso non ho registrato in mattinata, mercoledì mattina, oggi, quindi adesso, per farlo uscire questa sera, proprio per evitare gli spoiler. Visto che questo video verrà pubblicato una settimana dopo, mi auguro che comunque non ci sia sto grande spoiler ormai più. Però vabbè, mi sembra comunque giusto scriverlo, perché ragazzi, magari c'è chi non ha avuto tempo o modo di poter acquistare il pack. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, davvero ragazzi, ci tengo. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber. Andate, iscrivetevi ragazzi e soprattutto, mi raccomando, campanelline attive. Proprio mi raccomando. Detto questo, che dire, io vi auguro una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate della nostra Danielona con quel look sul Soul Sinners. E non